Benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella Città. Ve lo avevamo annunciato la settimana scorsa che avremo approfondito con un ospite che ora vi, saluto, vi presenterò immediatamente eh, il discorso La Città del Cardinale Scola tenuto il 4 di dicembre di quest'anno presso la Basilica di Sant'Ambrogio come tradizione. Discorso importante dedicato a misericordia e giustizia nell'edificazione della Società plurale, quindi un tema che tocca molti aspetti della nostra vita. E quindi do il benvenuto al professor Aldo Bonomi, che è sociologo, fondatore e direttore di Aster. Prima di tutto, cos'è Aster? Beh, Aster è un istituto di ricerca che si occupa dei temi socio-economici del territorio e quindi... quindi ci occupiamo anche della città e delle città. E quindi, diciamo, possiamo dire, persona informata dei fatti sì, su quello che stiamo per trattare. Lo abbiamo detto, eh, discorso alla città, rivolto appunto alla metropoli di Milano, tradizionalmente i sindaci, naturalmente il sindaco di Milano, eh, ma anche i sindaci di tanti paesi, grandi e piccoli, che sono presenti sul territorio della diocesi ambrosiana. E allora vogliamo partire subito per, eh, diciamo evidenziare qual è il tema, secondo il Cardinale, da quella che lui ha definito una premessa all'intero discorso. Talora percepiamo, sia a livello personale, sia a livello sociale, una tensione tra giustizia e misericordia, che si fa forte di fronte all'esperienza del male alla necessità di espiare la pena per riparare al danno inferto e alla pratica del perdono. Vi sono inoltre delitti efferati, come i terribili casi di terrorismo, in cui il male appare come assolutamente irrimediabile. Sembra non esserci la possibilità di riparare, di fare giustizia. Giustizia e misericordia sarebbero così in conflitto. Ecco professore, ma davvero la sensazione frequente che abbiamo, oltretutto dopo gli ultimi fatti tragici di terrorismo, è che... Misericordia e giustizia non possono coesistere o coesistono non bene nel mondo contemporaneo. Allora non c'è dubbio che i temi drammatici, a cui il Cardinale ha fatto riferimento, svelano, ci fanno prendere coscienza che dentro il vivere sociale dentro il vivere nella città, dentro il vivere nelle metropoli, per fare un riferimento al 13 novembre a Parigi, per capirci, si aprono dei luoghi faglia. La faglia che cos'è? Quando avviene un terremoto c'è una spaccatura. E la spaccatura ovviamente è una spaccatura che entra dentro le forme di convivenza, ma non solo. È una spaccatura che sembra rompere quelle parole chiave a cui il cardinale fa riferimento, misericordia e giustizia. Il nodo con cui il cardinale costruisce il suo messaggio alla città è un grande punto interrogativo dal mio punto di vista di analista sociale. Il nodo interrogante è uno solo, come a fronte dei luoghi faglia, dei luoghi che producono la spaccatura, si possa continuare ad avere misericordia che produce luoghi soglia dal punto di vista sociale. Questo mi pare il senso Forte. delle sue parole e il senso della lettera del cardinale alla città. Abbiamo visto nelle immagini poco fa la presenza appunto di tanti responsabili amministrativi del territorio. Parlare di queste cose di fronte a chi si trova tutti i giorni a combattere con i problemi dei cittadini è certamente importante, anche perché mi pare che, per usare la sua terminologia, uno dei luoghi faglia dove si realizza. Questa rottura del terreno, che potremmo dire terreno di dialogo comune, per usare ancora un'immagine, passa proprio dall'individualismo della società contemporanea. Il cardinale lo ha notato eh, nella prima parte del discorso alla città. A nessuno può sfuggire che la rivendicazione dei diritti e delle libertà presunte o pretese sia difficile oggi. Da eh, sostenere per chi ha responsabilità della cosa pubblica, per chi deve decidere le leggi. Ascoltiamo allora ancora il Cardinale proprio su questa, ehm, diciamo, ehm, cesura fra richieste collettive e individualità. Paradossalmente, richieste che sono presentate come dei doveri di giustizia, che però spesso invece di sostenere la persona nelle sue relazioni costitutive, come la giustizia domanda, tendono un po' a rinchiuderla nello stretto cerchio della sua individualità. La vita sociale rischia così di ridursi a una sorta di joint venture tra individui. Ecco che cosa vuol dire questa joint venture fra individui? Beh, sempre usando il mio linguaggio, il cardinale fotografa l'avvento e la realizzazione della società dell'individualismo compiuto. Però, sempre facendo riferimento alla sua lettera, lui dice che il nodo è partire dall'io in relazione, questo è il punto. Come, prendendo atto che anche i processi di secolarizzazione di ipermodernizzazione, i processi di comunicazione, basta pensare a quanto noi chattiamo e comunichiamo in La forma società individuale. Delle reti. E quindi dove si lavora, si lavora comunicando, le reti sono ovviamente non più da alcuni punti di vista reti collettive, ma spesso reti individuali. Però questo pone un grande tema che riguarda anche coloro che ascoltavano il cardinale, sindaci e amministratori. Ed è una domanda di un grande filosofo del Novecento, Levinas, che si chiedeva l'identità sta nel soggetto o sta nella relazione. Il punto è questo. Per lei? Per me l'identità è un processo continuo di costruzione nella relazione. Quindi partiamo pure dalla dimensione dell'io. Ma lì in relazione significa capire che l'identità si costruisce nella relazione. E vedremo come temi che poi il cardinale affronta dal punto di vista della giustizia, anticipiamole pure, certo. alla fine la sua lettera termina con due figure emblematiche ed interroganti, il carcerato e il profugo. Quindi ovvio che il problema non è... Risolvibile se non entriamo in relazione con questa fenomenologia, cioè con ciò che ha prodotto il carcere e con ciò che produce i profughi. Tra l'altro, lei, eh, lo voglio ricordare, è nel comitato scientifico. Che sta elaborando i dialoghi di vita buona. Ricordo che vi è già stato un incontro affollatissimo presso il piccolo Teatro Studio e ehm, si è parlato proprio in quell'incontro di novembre, della fine di novembre, si è parlato di eh, migrazioni e di confini. Torna ancora il tema della soglia. No? Ecco, eh, come eh, state elaborando questi dialoghi di vita buona? Per chi non lo sapesse, voglio spiegarlo. Ecco, stiamo proprio mh, vedendo le immagini, grazie alla regia. Il cardinale non ha preso la parola, ma è certamente fra gli ispiratori, insieme al professor Cacciari, che stiamo vedendo in questo momento, eh, di questi dialoghi. Cioè, dare il proprio contributo per una società plurale. Come lo vede lei che siede nel Comitato Scientifico? Allora... Tornando sempre alla lettera, il cardinale scrive che dal suo punto di vista l'identità che sta nella relazione si costruisce facendo della vita buona il luogo soglia. Quindi noi abbiamo aderito volentieri alla chiamata del cardinale e di Massimo Cacciari e quindi ci sono i rettori delle università. Dialoghi laici, esatto. assolutamente. Esatto. Siamo, quindi mh, direi che è un, un, un forum in cui si ritrovano religioni, punti di vista e anche credenti e non credenti quindi pensanti capirci, o non pensanti eh, come pensato. diceva la differenza è tra pensanti o non pensanti quindi come diceva il cardinal punto. Martini e quindi ci ritroviamo lì e eh, diciamo subito una cosa abbiamo iniziato la riflessione tra noi partendo da una constatazione la constatazione è che siamo di fronte a un salto d'epoca Sempre usando parole del cardinale, non è un cambiamento epocale, ma è ovviamente un, epoca, un salto epocale. epocale. Non è che siamo di fronte a un grande cambiamento, la metamorfosi. E non quindi... un'epoca di cambiamenti, ma un cambiamento, un salto d'epoca. Un salto d'epoca, ma un salto d'epoca. E quindi intorno a quel tavolo nessuno ha, virgolette, la certezza della soluzione del problema. L'unica cosa che condividiamo è che siamo tutti alla ricerca delle soglie e non siamo alla costruzione delle faglie. Come dice spesso il cardinale, tutti intuiamo che qualcosa sia concluso, l'epoca postmoderna, ma adesso e ora? E quindi abbiamo iniziato ragionando, se vogliamo tornare ai dialoghi della vita buona, Ponendo in primo luogo una questione prima molto geoeconomica o geopolitica se vogliamo, o anche ovviamente interrogante da tanti punti di vista, nel senso che sono cambiati i confini, sono cambiati i confini del mondo e quindi siamo dentro un salto d'epoca e quindi il problema è che non bastano più i contenitori a cui eravamo tradizionalmente abituati, lo Stato, l'azione il meccanismo della statualità, l'Europa difficilmente in costruzione, con, con difficoltà di costruzione e quindi i confini che cambiano e cambiano i confini anche dentro la città e dentro le società. E poi ovviamente il tema interrogante sono le migrazioni. Poi riprendiamo il tema del cardinale perché uno dei prossimi appuntamenti è sul tema detto in, diciamo così, in maniera filosofica di ciò che è in comune, che poi rimanda al tema della comunità, ciò che rimane a certo. fare società, questo è il punto certo. vero. E poi l'altro tema che abbiamo anche abbozzato è il tema del corpo. Ecco, ci può fare qualche anticipazione? Si è detto che l'incontro Venturo de, del 2 marzo dovrebbe essere su questo tema del corpo. Beh, il, più che stiamo ragionando sulle scadenze, il tema del 2 marzo c'è di sicuro, ne abbiamo ragionato, ieri sera, eh, credo che in sede di comitato scientifico, ad esempio, è stato abbozzato un'ipotesi, che non so se posso fare questa anticipazione, ma mi pare una cosa Ci farebbe piacere di un incontro in cui ragioniamo, ad esempio, tra il cardinale di Milano e il cardinale di Parigi, proprio per entrare nel merito... Armand Jean per entrare nel merito di questi temi, confini, migrazioni, luoghi faglia, rottura, cambio d'epoca. Ma soprattutto abbiamo ragionato anche ieri sera che non possiamo limitarci solo ai tre momenti al piccolo teatro, che poi vengono giustamente ripresi dalle televisioni, dai social, dai social e cosa? media. E quindi abbiamo anche valutato che bisogna poi, fatto questo momento di riflessione, con Cacciari, il direttore dell'ISPI, certo. il teologo, come ad esempio il stato... Ecco, bisogna poi farlo scendere giù per gli rami dentro la città. È questo che vogliamo. E quindi questo è il punto. E quindi, ad esempio, va benissimo affrontare il tema delle migrazioni dal punto di vista filosofico, storico, politico, religioso, ma il vero problema poi bisogna andare nei quartieri, nei centri culturali, nelle parrocchie, ragionare di questo. Perché... È un po' quello che vogliamo fare anche con la nostra trasmissione, appunto approfondendo questi temi. E siccome abbiamo parlato dei confini, confini che cambiano e confini che ci cambiano, confini anche umani. Confini della nostra solitudine, a proposito della fantasia della carità, come la chiamava San Giovanni Paolo II, vi voglio segnalare questa bella iniziativa di Caritas che va proprio nel senso della vita buona. Il titolo è magnifico: eh, Aragosta e pane mette insieme. Infatti torna all'iniziativa di Caritas Ambrosiana, il pane spezzato è più buono dell'aragosta. Cosa significa? Invitare una persona, sola, una persona in difficoltà nel momento in cui eh, ci si sente forse se si è soli più abbandonati, ossia le feste. C'è un numero telefonico, lo state vedendo nella grafica. Potete telefonare in orario di ufficio da lunedì eh, fino praticamente a giovedì, la giornata prima di Natale, e poi comunque si va avanti fino al 6 di gennaio. Ed è una bella iniziativa, bisogna aderire, davvero. Adesso ci lasciamo per qualche momento, per la prima parte abbiamo concluso, ma torniamo tra pochissimo e continuiamo a parlare col professor Bonomi del discorso La città del Cardinal Scola. Ben ritornati nei nostri studi, è con noi il professor Bonomi, che è sociologo e con il quale stiamo meditando sul discorso della città dell'Arcivescovo di Milano, ma anche, per esempio, su Dialoghi di buona, questa iniziativa che vuole promuovere nella metropoli una riflessione diversa. Eh, vorrei adesso proprio ripartire da quei due casi emblematici per collegare giustizia e misericordia, ehm, casi emblematici che il cardinale ha evidenziato durante il discorso. Lei lo ha già anticipato, sono la situazione dei carcerati e quella degli immigrati con una particolare attenzione ai profughi. Eh, basti pensare che gli istituti di pena sul territorio della diocesi di Milano sono ben sette e quindi i detenuti eh, diciamo che vivono in diocesi questa loro condizione sono 4.368, si aggiunge poi il carcere minorile Beccaria, 50-60 ragazzi. Eh, L'immigrazione è sotto gli occhi di tutti, è inutile dare delle cifre. Il cardinale, però, durante il discorso, fra l'altro diciamo, piuttosto abbraccio liberamente, ehm, non era del tutto nel testo, ha detto qualcosa di particolarmente interessante, una sorta di via milanese, di via italiana, trovare su questi temi un modo per dialogare, per confrontarsi e per fare giustizia con Misericordia. Ascoltiamolo, personalmente penso che noi italiani. Stiamo dando vita e possiamo dare vita a un processo integrativo all'italiana, segnato da peculiari forme e fattori, che ci eviti il rischio di certe modalità integrative alla francese, al mondo anglosassone e per certi versi anche al mondo tedesco, che eh, certamente ha facilitato l'esplosione terroristica. L'autorità costituita dovrà essere particolarmente attenta in proposito a salvaguardare la pregnanza della capacità della nostra società civile di sviluppare la propria identità, sviluppare, non tenerla ferma, non conservare la propria identità e la propria storia, in altri termini la capacità di tradizione innovativa di cui noi italiani siamo capaci, in quanto fattore dinamico, di edificazione e di civiltà. Un'ultima nota: su questo punto è fuori dubbio che il fenomeno migratorio, però, visto in tutti i suoi aspetti anche gravemente negativi, ha bisogno, come da tempo chiede l'insegnamento sociale della Chiesa, di un nuovo ordine mondiale. Professore, che cos'è questa tradizione innovativa? Beh, Molto interrogante questa, se posso usare questo termine forte, questa provocazione di scola sulla via italiana al costruire luoghi soglia. Dal mio punto di vista di analista sociale condivido molto, perché ovviamente a differenza dei tre modelli che il Cardinale ha citato, il modello francese, quello inglese e quello tedesco. Nel caso della Francia e dell'Inghilterra, ovviamente, noi facciamo di una nostra debolezza storica un vantaggio competitivo. Mi spiego. Nei fatti, al di là della retorica mussoliniana, l'Italia non è mai stato un paese coloniale e quindi ovviamente anche rispetto a questo tema dei profughi ha avuto un rapporto e un meccanismo di attrazione diverso e quindi ci siamo ritrovati che non è che abbiamo avuto i cittadini d'oltremare, noi i cittadini d'oltremare non li avevamo. È chiaro? Come la la Francia. Francia aveva cittadini d'oltremare come l'Inghilterra aveva quelli delle certo. loro colonie. No. Tant'è vero che quello che poi specifica queste cose: se uno va in una parte dell'Africa, un'Africa subsahariana, si parla francese, certo. se uno va in India o in Pakistan, certo. si parla inglese. Con tutto ciò che questo significa, la lingua è importante, ma non è solo questo il modello. Poi il cardinale ha preso anche il modello tedesco, dove ad esempio noi, una dimensione di grande industria, eh, è notorio che la Germania ha integrato e attratto una eh, enorme schiera di turchi rispetto al problema delle catene di montaggio della Volkswagen, tanto per capirci. Noi, al di là delle impressioni e delle retoriche, eh, non abbiamo prodotto le bagnole. Questo è un dato di fatto. Ma perché? Perché il nostro modello di attrattività, che è sempre ovviamente un'attrattività di un primo mondo rispetto a un secondo certo. mondo da cui si scappa dalla guerra, dalla fame, eccetera, è un modello di economia diffusa, di piccole imprese, tant'è vero che abbiamo, non abbiamo ancora costruito le banlieue. E non le costruiremo mai, spero. E quindi questo alla luce può essere questo. un questo punto di essere, forza. Questo può essere un punto di forza, nel senso che possiamo capire dove si è sbagliato ad affrontare questo fenomeno, dove si è sbagliato e quindi evitare gli errori. Quindi tradizione e ma innovativa. E quindi rispetto a questo il problema delle seconde generazioni, il problema della scuola, il problema urbanistico, cioè, il vero problema è che bisogna evitare i ghetti. Certo. Perché il ghetto è l'esatta contraria della relazione. Tanto è, vero, Questo è il punto, eh? tanto è vero che forse non serve eh, eliminare il trattato di Schengen o eh, inasprire, diciamo, rimettere i confini europei, perché molti dei foreign fighters poi vengono dalle balle di Parigi, sono cittadini francesi. Sì, ma senza. Certo, non c'è dubbio che il problema della rottura delle identità, se l'identità non ha relazione produce un meccanismo certo. di questo tipo e quindi hai coloro che stanno dentro che coltivano un'identità contro la tua e tu rispondi con la tua identità certo. contro la loro, che è il posizionarsi sulle faglie e quindi ovviamente il discorso è eh, in risposta a questo si fa la guerra, no, in risposta a questo si ragiona seriamente, proprio partendo da questi grandi esempi storici, una riflessione della costruzione dell'Europa, no. perché poi questo è il punto vero, dove noi italiani possiamo avere la nostra specificità, certo. il nostro dibattito, ma io auspico che a fronte di queste tragedie ci sia una riflessione collettiva, non che venga avanti l'Europa dell'indifferenza e l'Europa dei muri. Se si risponde con l'Europa dei muri e l'Europa dell'indifferenza o mettendosi a ragionare il contenzioso quanti ne pigli tu, quanti ne piglio io, certo. senza tener conto che siamo di fronte, e torno alla questione del salto d'epoca, cito solo due dati, età media, media. Ribadisco, Centroafrica 15 anni, età media europea 45. Questi eh sono problemi che rimandano ad esempio alla dimensione della demografia. A quello il che il cardinale Cerniere chiama il gelo demografico. Eh certo, e... Questi sono i temi epocali che dobbiamo affrontare e quindi il vero problema è capire se il Mediterraneo diventa il luogo della identità delle relazioni, o il luogo paglia, o il luogo muro. Questi sono i punti. Non tutti sono stati d'accordo diciamo, completamente con il discorso del Cardinale. Noi abbiamo intervistato proprio a botta calda, subito dopo, il presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni. Che puntualizza diciamo su giustizia e misericordia, più su giustizia, secondo lui. Vediamo. Il binomio giustizia e misericordia è un binomio interessante e importante. Io sono per la giustizia prima che per la misericordia. Bisogna affermare e garantire la giustizia, che vuol dire il rispetto delle regole, che vuol dire sicurezza per i nostri cittadini e poi certo essere misericordiosi. Ma essere misericordiosi non può voler dire accogliere tutti che facciano quello che vogliono. Devono rispettare le nostre regole e allora benvenuti brevemente professore Ma maniera... una risposta breve a questo che dice Maroni in una telegrafica sempre nella lettera del cardinale lui dice scambio o dono, attenzione lo scambio è la logica di mercato ecco, noi siamo dentro, il dono attenzione, non è essere, virgolette, caritatevoli dall'alto verso il basso il dono significa che se tu scambi la gratuità qualcosa, poi ottieni che la tua società si alimenta. Quindi sono perfettamente d'accordo. Chi non è d'accordo che ci vogliono le regole, la sicurezza certo. e quindi bisogna avere un dialogo tra identità che si confrontano positive, ma il vero problema è che il fine ultimo è quello di costruire con misericordia il rapporto tra i due. Costruire la relazione. Eh, il professore mi ha rubato, fra virgolette, il riferimento al dono che avrei fatto subito adesso: a questo concetto del dono, del cardinale, che è emerso pure nel discorso. Eh, meglio l'ha evidenziato lui. Io voglio segnalare sempre a proposito del cardinale i due appuntamenti tradizionali della fine dell'anno del 31 dicembre, perché l'arcivescovo sarà presso il Pio Albergo Trivulzio in via Trivulzio 15 a Milano eh, il 31 dicembre alle ore 16 per il canto del Te Deum e la visita ai degenti. Mentre ancora sarà presso la parrocchia di Santa Maria della Scala in San Fedele nella Piazza in pieno centro a Milano per la celebrazione eucaristica e il canto del Deum rivolto ancora una volta appunto alla città. Adesso è tutto per la seconda parte ma terminiamo nella terza parte tirando le fila di quanto abbiamo detto sul discorso alla città col professor Bonomi. ben ritrovati stiamo parlando ancora del discorso alla città e siamo adesso diciamo, a eh, proporvi essendo entrati nei termini proprio cardine di quanto ha detto l'arcivescovo eh, ciò che lui ha identificato alla fine del discorso come l'obiettivo diciamo il metodo anche per per costruire la società plurale come fedeli e come cittadini della metropoli. Ascoltiamo l'arcivescovo. Sia come fedeli sia come cittadini della metropoli milanese non possiamo esimerci dall'essere testimoni o laicamente parlando dall'auto esporci, soprattutto in questi tempi minacciosi, affinché queste due dimensioni fioriscano attraverso quello che si chiamava virtù teologale, fede, speranza cardinale e carità e a quelle virtù cardinali di prudenza, di giustizia, di fortezza e temperanza che sono capaci di generare comunione nella Chiesa e autentica filia, autentica amicizia civica nella società civile. Milano è in crescita. E' fuori dubbio. Expo ha ridestato nella gente il gusto dei rapporti. Expo è stato un grande successo, non solo nei numeri, ma diciamo, ha fatto riscoprire la volontà di incontrarsi. Ecco, Questa amicizia civica, eh, per usare un termine che l'arcivescovo, il cardinale Scola, usa spesso, eh, riferendosi naturalmente al termine filia di Aristotelica Memoria, lei come la vede per le strade della città? Come sociologo ed esperto del territorio? Mm. Expo e periferie. Partiamo da queste due grandi polarità. L'Expo, non c'è dubbio che l'Expo, se viene visto e letto nei suoi risultati, non solo dal punto di vista del parco a tema e della movida intorno all'albero della vita, ma dal punto di vista della filia, eh? Beh, ha prodotto amicizia. Perché l'Expo diciamolo, ha introdotto dei temi, nutrire il pianeta, il tema della fame, il tema del modello di sviluppo, che hanno aiutato Milano a prendere coscienza di sé. Dico sempre che l'Expo è stato un utile passaggio prima di Parigi COP21 rispetto al problema della conferenza dell mondiale del sul clima, clima. e eh, ha segnato una discontinuità di riflessione sul cambio d'epoca. Il cambio d'epoca significa doversi occupare del problema della fame, del problema delle migrazioni, eccetera. Quindi l'Expo è stato un evento che nella sua coscientizzazione è servito a questo. Ovviamente è servito anche a dimostrare che Milano ha avuto una sua capacità di muoversi dentro l'evento, eccetera. E questo è tutto positivo. L'altro dato, Milano ha affrontato in questo anno il il, una tensione nelle periferie, diciamolo molto chiaramente anche qui, e in parte l'ha risolta meglio di altri, cioè ha avuto la capacità di mettersi in mezzo. Allora io credo che bisogna recuperare questo spirito ambrosiano, non dimentichiamo che Milano è stata la città che ad esempio nelle migrazioni interne è stato, in grado, è stato in grado di fare quello che Scola dice il meticciato il meticciato tra i lombardi e i pugliesi, tra i lombardi e i siciliani, il meticciato. Il vero problema è che era più facile quel meticciato, era aiutato dai processi economici, dall'unità della lingua comunque, dalla dimensione della nazione. Oggi siamo la vera scommessa che se. Il meticciamento, come lo chiama. Il cardinale prima Scuola, del discorso ecco. ha infatti incontrato i migranti, le cappellanie, mentre qui vediamo, abbiamo scelto proprio queste immagini, questo è il responsabile rappresentante della città metropolitana, Eugenio Comincini, che peraltro è anche un sindaco sul territorio di Trezzano sul Naviglio, proprio a dire che autorità... Eh, migranti, cittadini, forse insieme davvero ce la possiamo fare. E siccome non è che ci siamo messi d'accordo, adesso vediamo anche il questore di Milano, Savina, a dire che anche le forze dell'ordine che garantiscono sul territorio la sicurezza sono sempre presenti al discorso. Eh, non ce l'avamo messi d'accordo, volevo dire, ma adesso abbiamo parlato di ambrosianità e quindi ascoltiamo, se possiamo, il sindaco Pisapia che dice qualcosa, secondo me, di significativo a proposito del discorso. È mettere insieme i due valori in cui io credo fermamente, in cui milanese credo fermamente, il tema della misericordia, il tema della giustizia, il tema anche del perdono però la capacità soprattutto di lavorare insieme per il bene della nostra comunità, dell'intera comunità, per la pace nel mondo, per un mondo migliore per tutti e per i principi di eguaglianza. In questo credo che non ci deve essere, non ci può essere differenza tra religioni diverse tra chi crede e chi non crede, tra chi credere e di non credere. Ecco, sono tutte questioni che devono prescindere dall'attenzione rispetto a ogni gesto, a ogni mossa, a ogni iniziativa, come il grande giubileo della misericordia, che può essere un momento di unità in un momento difficile per tutti, sia per contrastare il terrorismo sia per il bene comune. E siccome il sindaco ha citato il Giubileo della Misericordia, mi pare che sia bello lasciarsi e la ringrazio, ma poi ci saluteremo meglio, proprio con un breve servizio che ci racconta cos'è stata l'apertura della Porta Santa a Milano. Tantissima gente, l'amicizia civica c'è e anche l'amicizia fra credenti. Vediamo. Il volto della misericordia, quello di Cristo che non esclude nessuno, è ora su ciascuno di noi. Con questa certezza comunicata ai 5.000 fedeli che si affollano tra le navate del Duomo, il Cardinale Scola dà voce all'emozione per l'apertura solenne della Porta Santa, appena condivisa anche con oltre le 2.000 persone che sono sul sagrato della cattedrale. La lunga processione, tra i concelebranti c'è anche il Cardinale Tettamanzi, che muove dall'altare laterale di San Giovanni Bono raggiungendo il portale bronzeo sul lato nord della facciata, è la rappresentazione di una chiesa in cammino che attraverso la soglia varcata va incontro al Signore. L'aspersione di tutti con l'acqua benedetta, tinta al battistero borromaico del Duomo, ne esprime il simbolo di conversione. Non a caso tra i fedeli che seguono processionalmente il cardinale ci sono persone malate, detenuti delle case circondariali di bollate opera, cittadini e famiglie migranti. Abbiamo compiuto un gesto semplice, ma di evidente santità, sottolinea l'arcivescovo. Così si apre a Milano. Il giubileo straordinario della misericordia per la diocesi. La presenza del popolo così numeroso non avrei pensato. Hanno stimato più di 2.000 persone fuori e 5.000 in duomo. E questo è un segno che c'è una grande domanda di verità nella gente che non dobbiamo assolutamente ignorare. Se tradiamo adesso questa domanda non sarà un bene per la città. Anche questo è il senso del giubileo, aperto a ciascuno nella libertà. Incontro tra diverse culture, incontro nella città plurale. Lo nota con un accento particolare l'arcivescovo, ringraziando le autorità civili presenti. La presenza di tutte le autorità istituzionali, civili e militari è molto significativa perché i tempi sono molto cambiati. Non è più l'esito della ricaduta che la religione aveva fino a 30 anni fa e che quindi implicava... Eh, un, quasi un regime di cristianità nel quale le autorità civili eh, erano mh, sostenute, convinte di dover eh, prendere parte a, mh, ai gesti religiosi principali. Eh, questo invece è una scelta più personale perché avviene dentro una società che è diventata plurale e dimostra che eh, le autorità istituzionali sono coscienti di questo fatto e si rendono conto che dialogare per la vita buona della città è assolutamente uno dei loro doveri. Questo mi sembra importante. Professore, una battuta che suggella sia il discorso della città sia quello che ha detto adesso l'Arcivescovo. Beh, credo che condivido molto questo. Ragionamento sul salto d'epoca, perché poi il Cardinale finisce così. Certo. Dice: Una volta tutto si sarebbe, diciamo così, anche nella società e nella città, realizzato dall'alto verso il basso: Ora, la è Chiesa, proprio... le autorità e giù, giù, giù per i rami. Oggi dobbiamo ricostruire la coesione sociale in un meccanismo di pluralità, riconoscimento dell'altro. E risalire per produrre la convivenza e la coesione sociale. Mi pare questo il messaggio. Io ringrazio il professor Aldo Bonomi, sociologo, direttore fondatore del consorzio Aster, per aver illuminato eh, di contenuti, averceli spiegati, il discorso della città del il Cardinal Scola. E vi do appuntamento naturalmente con la puntata speciale di Natale. Eh, ma ci lasciamo con una sigla un po' particolare tutte le dirette che vi offriamo appunto a Natale, nella notte di Natale e poi il giorno, la mattina dal Duomo. Arrivederci, grazie di essere stati con noi. La Messa e la Veglia nella notte di Natale, presiedute dall'Arcivescovo di Milano, Sua Eminenza il Cardinale Angelo Scola. In diretta dal Duomo di Milano, giovedì 24 dicembre, ore 23:20. Telenova canale 14, Chiesa TV canale 195 e Telesubalpina canale 16 del Piemonte, ore 23:20, messa nella notte di Natale, preceduta da uno speciale della Chiesa nella città. Il programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia.